Non l'ho scritta io, quindi non posso prendermi i meriti di quello che dicevo. Poi andando avanti, cominciai anche a comporre delle melodie e ad interpretare per un certo periodo le pubblicità di una nota, come posso dire, bibita mondiale, e dovetti intanto diventare per un certo periodo, non è che mi facesse piacere, non mi faceva piacere, mi avevano soprannominato nell'ambiente della pubblicità l'uomo sensazione unica. In che senso? Il senso era semplice, perché ho dovuto interpretare per anni il cingolino della Coca-Cola, che aveva come finale ogni canzone che veniva scritta, ogni melodia finiva così. Sensazione unica. Finiva così. Allora, infatti 19, quello che mi ricordo forse con più affetto, è il primo della Coca-Cola, che riguarda tanti tanti anni fa. E fu così che diventammo amici, il feeling che per sempre un amico che ti ama, sente che è una sensazione unica. Questo era il marchio ogni volta. Ah, che fresco che fa! Ci vorrebbe un maglione di lana. Dopodiché la seconda invece, proprio, che mi colpì, non contento della prima, arrivò a una proposta di fare una nuova campagna pubblicitaria per un altro prodotto commerciale di rivista, una rifamosissima. E disse, ma sì, dai, proviamoci. Poi ho ceduto tutto, diritti, tutto, e niente, e voi la sentite tuttora, dal 1989, ogni volta mi viene un nervoso, perché voi non avete neanche idea, è questo. Questo, siamo nel 2010 e sono solo 21 anni. Così, no, cosa lavoro che sono stati furbi, no? Invece prendo l'applauso del festival di Milano. Mi fai altre domande? Sì.